Censimento della popolazione 2023, un censimento a campione in cui ricade il comune di Capolona e quindi anche i cittadini, ma non tutti, questa è la cosa importante, vediamo quali sono le fasi in cui ci stiamo approntando. Esatto, il comune di Capolona è stato uno tra i comuni italiani diciamo estratti per fare il censimento 2023. E all'interno del comune di Capolona però non tutte le famiglie, quindi ribadisco, non tutti riceveranno quell'avviso a casa da parte dell'Istat, ma solo alcune famiglie che sono circa un 30% delle nostre famiglie. Vediamo quali sono i momenti in cui dovremo affrontare questo censimento, dopo l'arrivo, in questo caso, del modulo che è un questionario da compilare. Ma attenzione, all'interno non c'è il questionario, è soltanto una richiesta di partecipazione delle famiglie. Ottobre e il censimento. Ecco, in questo caso quali sono le fasi che dobbiamo attenderci e soprattutto a quali dobbiamo guardare con molta attenzione? Allora, in particolare la prima fase è quella più importante, quindi la famiglia riceve a casa la lettera che deve compilare il questionario, quindi diciamo la cosa più importante è che si attivi, se riesce la compilazione in proprio, altrimenti contattare il nostro comune, questa è la fase più importante, proprio il contatto, verificare se è possibile fare in proprio la cosa o se non riesce ci contatti immediatamente e noi daremo tutti i supporti che sono necessari per poter compilare il questionario, questa è la fase più importante, quindi diciamo il mese di ottobre è quello più importante proprio per avere rapporto fra noi e le famiglie con noi, ecco. Questo fino all'11 di novembre. Dall'11 di novembre fino al 22 di dicembre saranno poi i nostri rilevatori a fare un primo controllo su tutte le famiglie che hanno compilato e quelle che mancano e quindi saranno loro poi a contattare direttamente le famiglie che ancora non hanno provveduto in proprio a compilare il questionario. E la scadenza è prevista per il 22 dicembre, questo sono il periodo di riferimento per la nostra rilevazione, per il nostro censimento Istat. Censimento 2023 per il comune di Capolona, per questo territorio e per le famiglie. Arriva a casa una lettera, c'è scritto Istat, non è una truffa. Non è assolutamente una truffa, è una lettera a casa, l'intestazione è Istat, che è l'Istituto Italiano di Statistica, pubblico assolutamente, una scritta in rosso. Quindi questa lettera è veramente quella del censimento. Significa che la vostra famiglia, la famiglia che la riceverà, è stata estratta come famiglia campione per poter fare questo censimento che, ricordo, negli ultimi da una decina d'anni a questa parte non è più a livello nazionale proprio capillare per tutte le famiglie come succedeva tanti anni fa, ma adesso viene fatto tramite estrazione di famiglie campione, comuni campione e famiglie campione. Attraverso questo censimento, che si può fare facendolo in questo modo in maniera molto più frequente rispetto a quello che veniva fatto prima, abbiamo non solo il numero delle persone, dei cittadini del nostro comune e della nostra Repubblica, ma soprattutto tante altre informazioni che sono indispensabili per gestire i servizi che abbiamo da portare avanti. Quindi invito tutti a farlo, è un servizio pubblico, oltre che un dovere, assolutamente un obbligo, ma soprattutto facendolo aiutiamo tutti quanti, aiutiamo noi stessi e gli altri a migliorare i servizi avendo il quadro migliore della nostra situazione sociale. La dottoressa Marzia Sandroni è il nuovo direttore per la zona distretto sociosanitaria Casentino ed ecco come si muoverà in questi primi mesi, in un territorio che si inserisce in un'area marginale dove le distanze, parlando di salute, sono importanti, dove la popolazione è frammentata, con l'età che avanza e dove i servizi sono essenziali per il mantenere i presidi e stabilizzare giovani famiglie. Il Casentino intanto è un territorio dove ho trovato un grande senso d'appartenenza, un grande orgoglio, una grande identità, come ormai è cosa nota a tutti, e operatori che hanno voglia di fare, operatori motivati, che sono ben consapevoli di quelli che possono essere i bisogni di questo territorio e che sanno e conoscono le procedure con cui rispondere al meglio a questi operatori.
Non credo che manchi qualcosa, credo che si possa sempre migliorare, chi mi ha preceduto ha lavorato già molto bene, ma credo che si possa sempre migliorare, che si debba migliorare, proprio perché questa è la nostra missione, per cui cercherò di lavorare in modo più attento possibile a quella che è proprio l'integrazione con il territorio, all'integrazione tra gli operatori, l'integrazione e la cooperazione con tutte le istituzioni, a partire dai sindaci, dal presidente della conferenza dei sindaci, ma con l'Unione dei comuni per quanto riguarda il sociale, ma non solo con loro. Noi dobbiamo essere attenti come territorio, come anche ci dice il DM 77, a quella che è una costruzione di alleanze che ci permettano di far sentire nel territorio, così come in ospedale, il cittadino al sicuro. Per far questo non basta la nostra competenza, volontà, occorre lavorare insieme, perché mentre sulla sanità siamo noi che in particolare dobbiamo occuparcene, la salute dobbiamo farla insieme. E è proprio questo appunto il passaggio fondamentale su cui io mi vedrò impegnata in questi primi giorni, in questi primi mesi. È proprio questo, creare un rapporto con le farmacie, con le associazioni del terzo settore, con le associazioni di volontariato, di categoria, con la scuola, con i sindacati, come dicevo, poi oltre che naturalmente con i sindaci, con cui la collaborazione sarà continua e strutturata ed è già iniziata. Un arrivo che coincide anche con un cambiamento importante, un distretto sociosanitario dove le case della salute diventano case di comunità. Comunità è una parola forte. È proprio questo. Comunità è una parola forte che si basa proprio sulla messa in comune di risorse, di competenze, di esperienze, di idee. Perché probabilmente certi problemi potranno essere risolti in modo più rapido, in modo più efficiente ed efficace se lo facciamo insieme. E proprio con quello che ci siamo detti con i miei collaboratori del territorio è proprio questo, un impegno che non sarà solo della direttrice di zona distretto, perché la direttrice ha un suo team con cui giornalmente si confronterà, proprio perché la nostra modalità, lo stile di lavoro deve essere uno ed è quello di farlo con tutte le realtà di questo territorio, che è un territorio che ha un suo orgoglio, delle sue risorse e dove, ricordiamoci, nonostante appunto l'età avanzata dei cittadini, dove gli esiti di salute sono comunque buoni, e questo è un aspetto che voglio sottolineare, perché questo dimostra anche che la sanità del Casentino è una sanità che comunque funziona. A Roggiolo in Casentino si è svolta la 19ª edizione dei colloqui. Quest'anno docenti, studiosi e istituzioni si sono confrontati sullo sviluppo dell'istruzione nella vallata casentinese. Una zona questa che vede la presenza di un numero di notai superiore rispetto alle reali esigenze del territorio, oltre a personale qualificato nelle strutture, per non parlare poi di comunità religiose, veri centri di cultura. L'argomento è quello dell'alfabetizzazione in Casentino dal Medioevo fino all'Unità d'Italia, che cioè va a completare tutta una serie di riflessioni storiche che sono state fatte in questi 19 anni su tanti aspetti delle tradizioni, dell'economia, della cultura qui nel Casentino e a Roggiolo. Quindi ecco, è un'edizione che in qualche modo va a completare, per cui si può anche pensare che dalla ventesima dell'anno prossimo poi ci sia anche, come dire, una ripartenza e quindi anche un'evoluzione di questa rassegna. Ricordiamo, il colloquio di Roggiolo è un'occasione di confronto fra studenti, fra studiosi, docenti, istituzioni, finalizzato anche a produrre degli atti utili per la conoscenza approfondita della storia della vallata. Sì, certamente diciamo, queste riflessioni che sono state fatte in tutti questi anni, questi studi, sono stati quasi sempre oggetto di una pubblicazione curata da il professore Andrea Barlucchi, che è anche il presidente della Fondazione Elio Conti, che sono poi i soggetti che organizzano questa rassegna.
E in effetti l'obiettivo, poi lo scopo principale di tutto questo era quello di ricostruire la storia e quindi di consolidare l'identità di queste popolazioni, perché ricostruendo tutti questi passaggi storici, tutti questi momenti importanti, è chiaro che l'obiettivo era poi fondamentalmente quello di valorizzare l'identità delle popolazioni e delle nostre comunità. I colloqui è probabilmente l'evento più importante a livello culturale nell'ambito delle iniziative durante l'anno a Raggiolo. Stamattina parleremo di scuola, saremo nel luogo più adatto, perché era dove andremo fra poco e dove sarà realizzato il convegno, era proprio la vecchia scuola di Raggiolo. Raggiolo che nel momento più alto, con il massimo della popolazione, aveva addirittura due scuole. Quindi insomma è sempre stata una popolazione abbastanza istruita e anche grazie alla presenza di personaggi fondamentalmente legati alla religione, quindi prelati che oltre a professare la fede riuscivano a istruire i ragazzi qui del paese. Questa giornata articolata su quattro interventi, la prima sulle iniziative dei conti guidi fin dal XII secolo, insomma, per attirare notai, attirare professionisti della cultura in Casentino per le loro esigenze, la seconda su quello che risulta come alfabetizzazione della popolazione dal grande catasto del 1427, e poi le ultime due di età moderna, nelle quali c'è più documentazione, che potranno dare anche proprio dei numeri quantitativi alla presenza delle scuole di comunità in Casentino fra il 500 e l'Unità d'Italia. Questa è stata la giornata, l'idea iniziale che abbiamo sviluppato e siamo contenti. Si inaugura su Diano un punto ascolto che si apre presso il Circolo Fratelli d'Italia. Oggi è il primo giorno che apriamo il nostro punto d'ascolto, è un momento molto importante per noi. Noi vogliamo essere vicini alle persone, vicini ai cittadini, cercando di parlare di problemi purtroppo che sono molto legati anche al territorio, come bullismo, come violenza. Faremo degli incontri, però non degli incontri solo individuali, anche degli incontri di gruppo, dove le persone potranno parlare, domandare agli esperti del settore le varie problematiche che sono nel territorio. La nostra volontà è quella di esserci presenti. Posso far altro che complimentarmi con queste persone, con Luisa e con tutti gli organizzatori di questo punto d'ascolto per questa ottima iniziativa, direi lodevole iniziativa. Fratelli d'Italia è sempre di più vicino ai cittadini, sempre presente nel territorio. Quindi un grazie veramente sentito per queste cose, per questi punti di ascolto e per queste ottime iniziative. Oggi non ci troviamo qui a Subiano, al di là di questo però credo che veramente ci sia la necessità, perché le persone oggi come oggi si sentono sempre più sole. Sì, si sentono più sole, sia i giovani che le persone anziane. Noi abbiamo un'ondata di violenza incredibile e questa è notizia giornaliera, notizia di tutti i giorni. E come assessore alle pari opportunità noi abbiamo messo in campo iniziative di formazione, di informazione, di educazione, di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, ma soprattutto ai giovani, perché è importante educare i giovani alla non violenza. E il nostro partner, diciamo, indiscutibile è il mondo della scuola. Noi ci rivolgiamo ai giovani già dai primi anni di scuola. Abbiamo interessato gli alunni delle scuole medie, addirittura, proprio per cominciare da giovani. Poi abbiamo privilegiato la cultura in tutte le sue espressioni, dalla narrativa al teatro, alla musica, all'arte, e continueremo così, continueremo anche con la collaborazione con le associazioni del nostro territorio, che sono un punto di riferimento importante per la conoscenza, la professionalità e la competenza che hanno del nostro territorio, perché il comune, il grande comune di Arezzo e quindi anche tutti i comuni limitrofi hanno bisogno di stringere questi contatti con le associazioni del territorio. Il primo appuntamento sicuramente diventa interessante per parlare di noi stessi.
Sì, anche perché se noi pensiamo che in realtà è dal 1948 che l'OMS ci parla di salute come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo come assenza di malattia. In realtà però se noi guardiamo a quello che è la situazione attuale, culturale e sistemica dell'Italia, è incentrata soprattutto su quello che può essere la cura di una patologia già conclamata, che è una parte di quella che invece è la salute della persona, quindi il benessere, il raggiungere il benessere personale. E molto spesso purtroppo le persone sono lasciate solo con il loro bagaglio di competenze, che è quello che gli deriva dalle esperienze che hanno vissuto, dai modelli che hanno avuto, e non abbiamo ancora l'idea di capire che in realtà sono competenze che tutti possiamo apprendere, ovviamente con un percorso personale, per riuscire a funzionare, diciamo, tecnicamente meglio in quelli che sono tutti gli aspetti della nostra vita, lavorativi, relazionali, familiari, eccetera. Eccetera. Credo che possa servire però una cosa, fare un appello: non abbiate paura ad entrare in un punto d'ascolto, perché qualche volta c'è questo timore. Assolutamente, e questo si ritorna al discorso della cultura di prima, un po' perché la nostra è una cultura individualista, no? Che ci spinge a pensare che ce la dobbiamo fare da soli, perché se chiediamo aiuto siamo deboli, siamo inferiori agli altri, mentre... Però questa cosa non si verifica, faccio un esempio, no? Non so l'inglese, lo devo imparare, chiedo tranquillamente aiuto a chi me lo insegna. A livello psicologico non è così, no? Si pensa che bisogna riuscire con il nostro carattere a portare avanti tutto quello che ci capita nel bene e nel male nella vita. Fortunatamente le cose stanno cambiando, piano piano, ancora non quanto dovrebbero, però stanno iniziando a cambiare, e questo... questo sportello, insomma, è un esempio. Iniziare a parlarne, iniziare a farsi vedere, aiuta a cambiare la cultura delle persone, e quindi pensate tutti quanti che sono competenze esattamente come le altre, e bisogna imparare ad utilizzarle. Confraternita di Misericordia di Subiano, testiamoci con la Misericordia di Subiano, che cosa vuole essere? Allora, testiamoci è la campagna per lo screening del virus dell'epatite C, dell'HCV. È uno screening promosso dalla Regione Toscana, al quale hanno aderito tutte le misericordie, e anche noi per i territori di Subiano e Capolona siamo partiti con questa campagna. È uno screening rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, proprio perché è la fascia, diciamo, di età più a rischio. Si ricorda che è un semplicissimo test che si esegue pungendo il dito, quindi è velocissimo da fare, in 10 minuti si ha la risposta. Nel caso di risposta negativa tutto ok, nel caso di risposta positiva si torna dal medico di base per un approfondimento diagnostico e per iniziare una terapia, che nel caso di una infezione rivelata così all'inizio in modo precoce, se che non ha ancora dato sintomi, si prevede una terapia breve che porta a una soluzione totale del problema. Quindi abbiamo già iniziato lo screening nel nostro territorio, è partito il 22 settembre, per la prossima data abbiamo già oltre 30 iscritti, e le date alle quali ancora ci si può prenotare sono il 18 e il 25 ottobre, ma noi prevediamo di farne altre, perché la USL ci ha dato la facoltà di organizzarci al meglio in modo da venire incontro alle esigenze anche dei lavoratori che vogliono aderire a questa campagna. Come ci si avvicina alla Misericordia per fare testiamoci? Si deve telefonare, ci si deve iscrivere? Certo, allora sta girando già il numero per le prenotazioni in varie chat, nelle chat delle associazioni, dove rispondo direttamente io e rispondo dando un orario che poi concorderemo insieme, e semplicemente ci chattiamo e ci diciamo va bene questo orario, sì, no, e ci mettiamo d'accordo. Oppure semplicemente, come sempre, chiamando il numero del nostro ufficio.
tornati allo storico ristorante dell'Albergo Aurora di Castiglion della Pescara. E intanto vedo la signora Luisa che ha preparato un pieno, un ripieno. Che ne fa di questo? Riempiamo i totani. Quindi riempie i totani? Sì, ma ecco, questo. Mi dice presto a poco questo ripieno con cosa è fatto? C'è totano bollito e macinato, a pane bagnato nell'acqua, col formaggio, uovo e un pochino di ricotta. Benissimo, questo sale, è pepe. Il ripieno. Vabbè, sale, pepe, ecco. Quanto basta, come quanto si dice. Basta, sì, allora, signora Livia, dica. Questi totani li potrei chiamare calamari? Come vuole, tanto il pesce ognuno lo chiama come vuole. Allora venga qua per favore, che voglio che lei mi assista quando la signora Luisa fa questo riempimento di questo sacchetto. Quindi è stato tolto a questi la testa, sì, la penna e tutto l'interiore che ci sono dentro. Qualcuno, gli occhi e il dente. Lo sa come li chiama qualcuno? No. I nasi. Sì, quindi il totano, che è praticamente un pesce del nostro mare, sì, lo si usa in tanti modi, ma in questo caso ripieno mi sembra che sia aggraziato e interessante. Usate a prepararlo per i vostri clienti? Sì, sì. Quando sono tanti usiamo la tasca a foce. Ah, per riempirlo, sì. Si fa, però insomma le cose fatte a mano sono sempre cose fatte, sì, a mano. Sì. La signora Luisa vedo che ne ha preparati due, ne sta preparando un altro e vorrei sapere, ma questi sono già stati anche scottati? No? No, questi sono crudi. Crudi? Sì, sì. Quindi sì. Crudi e non si rompono, quindi sono abbastanza resistenti, vedo. Sì, sì, sì. Quindi totali ripieni, con questo ripieno che la signora Luisa ha già preparato. E questi, chiamiamoli nasi, che fine fanno? Vanno cotti insieme al totano. Ah, quindi vanno cotti insieme, sì, al totano. Sì, 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 sì. Però, mi dica, venga, mi racconti che mi vuol dire? Perché serve per guarnizione il naso, perché mettiamo... Aspetti che dopo lo vediamo quando... No, ma ora faccio per dire a lei. Mettiamo questo qui nel piatto e poi tutti le gambine come guarnizione, ha capito? Altrimenti però sono cotti. Cotti, sempre. Però sono cotti. Allora, io qui mi fermerei un attimo e aspetterei per rendermi conto come si presentano questi totani ripieni, si chiamano così? Totani ripieni. Calamari, o calamari, e darei l'incarico alla nostra regista, Ilaria, di fermarsi un attimo perché poi vi faremo vedere come sono pronti per la nostra tavola. Sempre ripieni. Sempre ripieni, che sono qua dentro a questo piramide. Li possiamo scoprire? Certo, certo. Signora Luisa, certo. Benissimo. Ah, ma poi Stefanella, pensa, la signora Luisa è una compaesana di Enzo Di Nazzi, viene da Ponticino, quindi abbiamo praticamente tutto in famiglia. Qui sta preparando qualcosa per metterci il totano, quello che ha cotto nel... Ah, questo! Ah, ora vedo quello. Quei famosi nasi, li posso tirar su? Certo. Qui, ecco, sono stati utilizzati anche questi. Allora facciamo una cosa. Quindi sono cotti in un tegame. Esatto, esatto. E questi sono squisiti. Cotti nel tegame e impiattati sopra una salsina di... con che? Sono carote e zucchine. Carote e zucchine. Con un ornamento, sì, che sarebbe poi praticamente... Il contorno. Il contorno, benissimo. Mentre invece i suoi che fine fanno? Questi vengono messi... Oh, questi sono cotti praticamente a bagno d'olio. Sì. Benissimo. Col vino. Anche il vino bianco. Certo, certo. Oh, questi invece sono fatti solo con... Quindi sono come se fossero alla piastra. Esatto. Oh, vede che qualcosina ci capisco mi anch'io. Ecco, e questi vengono poi tagliati. E ci mettiamo questa salsina sotto.
come schizzano. Posso prendere? Vediamo un po'. Io ho preso. Non è cotto ancora. Ma ormai lo possiamo considerarlo cotto per la televisione, dai. Ah, ok. Salsina fatta con i piselli. Con i piselli, che sono dei piselli frullati. Sì, sì. Fatta la crema. Ma prima però insaporita. Ma portarci un pedaccio che dava così, mamma mia. Eccoci qua, vediamo un po' che scappa fuori. Io sono qui pronto con il piatto come se chiedessi la carità, guarda. Vai, benissimo, salsina di piselli che è la base per degustare questi totani alla griglia, chiamiamoli, alla piastra. Lei continua a chiamarli totani e io invece li chiamerei calamari. Ripieni. E il ripieno però è uguale a quello. Sì? Sì. Perfetto. Questi sono veramente una cosina. Mi dispiace che non possiate sentire il profumo e il sapore, ma dopo, insieme alla nostra regista Ilaria, faremo delle fettine sottili e le degusteremo, perché credo che il gioco valga la candela. Va bene, vi ringrazio. Insisto nel ricordare che siamo allo storico ristorante dell'Albergo Aurora di Castiglione della Pescaia, insieme alla signora Livia, che è la capa, insieme alla signora Luisa, che è l'aiuto, e insieme a un'altra bella signora che ci fa da operatore regista, che è Tila. Alla prossima trasmissione. Dell'infanzia Luciano Ghelli, una nuova scuola che arriva a completare un progetto di educazione per i bambini. Sì, senz'altro è una grande soddisfazione aver inaugurato questa scuola, è un impegno grandissimo, sia finanziario, sono 2 milioni di euro il costo, ma anche di tempo, di energie. Dal 2016 che abbiamo avviato questo percorso acquistando quest'area che era all'asta, e poi il progetto, tutto quanto l'iter per arrivare a inaugurare e vedere veramente i sorrisi dei bambini. È un po' l'ultimo pezzo che si incastra con quanto fatto già dalle amministrazioni precedenti, che ebbero questa lungimirante idea di avviare qui la cittadella scolastica, concentrando tutte le scuole assieme. L'unica che mancava era appunto la scuola dell'infanzia, e adesso invece abbiamo completato l'opera. Adesso finalmente un polo scolastico veramente importante, bello, dove l'educazione dei bambini veramente si porta avanti anche con piacere da parte degli operatori, ma soprattutto è far star bene i bambini con questa scuola dell'infanzia. Esatto, abbiamo avuto sabato l'inaugurazione del nuovo plesso e da lunedì sono iniziate le attività didattiche qua all'interno. Come si vede è un plesso innovativo sia dal punto di vista della struttura, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione, perché qua è nato un po' lo 06, quindi che vede l'unione della scuola dell'infanzia con la scuola materna. Ci sono spazi condivisi fra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Insomma, tante innovazioni che dovrebbero dare ai nostri bambini un luogo dove crescere in maniera sicura e consapevole. Una scuola dell'infanzia, Polo 06. Condividiamo molto questo percorso, volendo sempre più unire la parte dell'asilo nido con la parte di scuola dell'infanzia, quasi a diventare un tutto unico. È chiaro che i due plessi in realtà sono distinti, lo sono sempre per ragioni anche della diversità di trattamento nei confronti dei bambini. Noi addirittura partiamo dai lattanti, quindi è ovvio che ci siano situazioni molto diverse, ma il metterli in connessione è veramente importantissimo.
Quello che abbiamo fatto noi quindi è creare una connessione fisica tra le due strutture, quindi all'interno della recinzione, quindi in piena sicurezza, esiste tutto un sentiero che parte dall'asilo nido e porta fino alla materna, un domani vorremmo anche coprirlo con una pensilina, che fa sì che in pratica queste due strutture siano sì separate ma in realtà unite, e questo dà modo alle educatrici sia del nido che della scuola materna di collaborare e vivere sempre più le attività insieme. Una scuola inaugurata, tanta affluenza di pubblico ma soprattutto tanta affluenza di genitori. È un modo anche proprio così per dare una risposta proprio alle famiglie. Esatto, c'era tantissima attesa per questa scuola. Le famiglie sono accorse in numero altissimo a vedere appunto nella giornata di sabato l'apertura, e sono rimaste meravigliate dalla struttura, dall'organizzazione, da come all'interno lo spazio è distribuito ed è stato pensato per i bambini, quindi tutto in funzione dei bambini. È un momento importante nella didattica, perché da qui usciranno e andranno alla scuola primaria, e quindi è il momento di gioco ma anche il momento della crescita. È un momento di condivisione, si cresce solo nel momento in cui ci si incontra con gli altri, e questa struttura è pensata apposta per favorire l'incontro fra bambini dell'infanzia e quelli della scuola primaria anche. La cosa importante è dare una continuità alle famiglie, cioè il permanere in questo territorio. Se ci sono i servizi, sono buoni i servizi anche con strutture come queste, probabilmente si riesce in questo intento. Questo è l'aspetto chiave, soprattutto per chi come noi combatte da tempo contro lo spopolamento dei nostri luoghi. E le famiglie, il dar loro modo di restare sul territorio è il nostro primo obiettivo, e sicuramente i servizi verso i bambini a supporto proprio delle difficoltà che le famiglie hanno nell'avere e nel portare avanti la genitorialità è sicuramente un aspetto chiave. È proprio per questo che ci abbiamo investito così tanto, perché vorremmo anche attrarre nuovi residenti sul nostro territorio, proprio garantendogli, come già facciamo, tantissimi servizi per l'infanzia, ma oggi anche in una struttura molto moderna che dà grandi possibilità alle maestre e ai bambini, con un resede sicuramente molto grande e bello. Crediamo davvero ci siano tutti gli elementi per far capire che vivere a Prato Vecchio Stia, come in tutto il Casentino, possa essere davvero una scelta di vita importante e molto migliorativa rispetto anche al vivere in città. Sia una cittadella naturalmente legata all'educazione, quindi scolastica, l'educazione dei piccoli, ma anche servizi. Sto pensando che qui proprio c'è anche il servizio mensa direttamente gestito, che coinvolge un po' le scuole, no? Dalla scuola primaria alla scuola del nido e quindi anche la scuola dell'infanzia, ma soprattutto con attenzione, perché qui siamo veramente a chilometro zero. Sì, la mensa è veramente a chilometro zero, non solo perché ci riforniamo anche da fornitori del posto, ma proprio perché nel giro di 20 metri, 30 metri siamo in grado di portare i pasti. Questo è un bel passo avanti rispetto alla situazione precedente, non tanto della scuola materna, perché comunque lì veniva cucinato in luogo anche nello stabile precedente, che però non era più a norma sismica e quindi avremmo dovuto comunque tirar fuori i bambini da quell'edificio, ma soprattutto per le altre scuole, a partire dall'elementare, dove invece c'era un servizio trasportato di mensa, e quindi chiaramente quando c'è il trasportato con tutte le accortezze, ma la qualità tende un pochino a scendere. Adesso invece questa nuova cucina servirà a tutte le mense, quindi asilo nido, asilo della la scuola materna e le scuole elementari. Quindi anche qui una grandissima soddisfazione e di nuovo qualità erogata nei confronti delle famiglie, ma soprattutto dei bambini che poi quel cibo mangiano. Un ambiente che è stato creato molto arioso, tanti vetri ma anche e soprattutto tanto legno. Sì, questa è stata una scelta iniziale fortemente voluta dall'amministrazione, dai miei compagni di amministrazione di allora. Noi siamo sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la foresta per noi e l'uso del legno è il nostro DNA. Oggi esistono delle soluzioni in bioedilizia come questa che vedete, veramente eccezionali, e quindi volevamo anche che la nostra scuola rappresentasse la dimostrazione di come oggi si possa costruire con legno degli edifici bellissimi, molto funzionali, molto resistenti e davvero all'avanguardia. Nel bando di progettazione inserimmo proprio per nostra volontà questa richiesta, e devo dire che poi alla fine la progettazione ci ha dato ragione, perché
perché credo che sia sotto gli occhi di tutti, sia la parte estetica ma anche la parte funzionale, che è stupenda. Io credo che però anche il legno serva davvero per l'anidride carbonica, no? Sì. Per logicamente aiutare un po' questo nostro ambiente. I bambini devono crescere con l'idea di guardare al nostro ambiente, alla salvaguardia. Assolutamente, uno dei vantaggi del costruire il legno è proprio lo stoccaggio dell'anidride carbonica rispetto agli altri materiali, e quindi una struttura di questo genere riesce a stoccare una quantità di anidride carbonica enorme. E anche qui, visto che parliamo di educazione dei bambini all'ambiente e visti i cambiamenti climatici che sono in atto, credo che sia un bel elemento su cui puntare e su cui sensibilizzare le famiglie dei nostri bambini. Un'altra attenzione particolare, guardando proprio per chi arriva come noi, è anche la parte del transito per quanto riguarda i pulmini, gli scuolabus. Quindi maggiore attenzione perché non siano naturalmente convogliati tutti in uno stesso sistema, ma abbiano strade diverse in modo che ci sia la massima sicurezza. Sì, qui grazie anche alla collaborazione proprio con la scuola, il mio ufficio, i miei uffici che hanno lavorato tantissimo per questa scuola, sia l'ufficio scuola che l'ufficio tecnico, la polizia municipale, siamo stati davvero tutti insieme a cercare delle soluzioni che avviando questa nuova scuola iniziasse nel migliore dei modi, e quindi è stato ideato un sistema di circolazione sia dei pulmini che delle auto dei genitori che non si incrociano e quindi che non aggravano ulteriormente la situazione. Devo dire, dai primi riscontri proprio di questi giorni anche delle elementari, è sicuramente una soluzione ottimale quella che siamo riusciti a trovare. L'ottica è sempre quella, appunto, di migliorare ulteriormente il servizio, porci sempre la domanda: possiamo fare qualcosa di più, possiamo fare qualcosa di meglio? E in questo caso credo che davvero la risposta l'abbiamo trovata. Il servizio di raccolta dei rifiuti cambia in modo drastico nel territorio di Bibbiena, ma non solo. Sì, una rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti. Sì, una rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti. Finalmente partiamo e siamo molto soddisfatti e molto felici di questo, perché insieme ad ATO Toscana Sud Rifiuti e insieme a Sei Toscana, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, andiamo a fare davvero una rivoluzione che vedrà un miglioramento importante del servizio per tutti i nostri cittadini. Partiremo da novembre ed è un percorso che parte da Bibbiena ma che poi riguarderà tutto il Casentino, perché appunto a livello di Casentino tutti insieme, tutti i sindaci, abbiamo deciso di andare verso questo nuovo sistema di raccolta, che sarà sempre un sistema di raccolta stradale, quindi prevederà comunque i cassonetti, ma prevederà il cambiamento e la sostituzione di tutti gli attuali cassonetti con delle batterie complete che prevederanno tutta la possibilità di differenziazione per i rifiuti dei nostri cittadini. Quindi davvero una rivoluzione che parte adesso, del quale siamo contenti, perché avrà come obiettivo quello di migliorare per i cittadini la possibilità di fare la raccolta differenziata, oltre che il miglioramento del decoro urbano. Aumento del livello della raccolta differenziata per raggiungere la quota richiesta dallo Stato. Sì, assolutamente. Adesso abbiamo una raccolta differenziata, una percentuale bassa del quale non dobbiamo andare fieri, perché siamo intorno al 30%, e quindi abbiamo davvero il dovere morale e civile di aumentare questa percentuale di raccolta ed arrivare in poco tempo almeno al 50%, ma poi all'obiettivo europeo del 75%. Questo sarà possibile farlo grazie anche a questa raccolta, a questo nuovo sistema di raccolta che prevederà appunto queste batterie, nel quale l'altra grande novità sarà presente anche l'organico. Oltre a questo sarà presente l'indifferenziato, sarà presente il carta cartone, il vetro e il multimateriale leggero, che nel quale sarà possibile conferire plastica, alluminio, tetrapack, tutto ciò che non è vetro. Quindi queste batterie saranno chiaramente riorganizzate all'interno del nostro territorio, saranno vicine a tutte le case, e quindi sarà possibile per i nostri cittadini conferire in modo giusto, in modo agevole, poter fare una bella differenziata. Stiamo sviluppando nell'Aura del Casentino, unitamente a tutte le amministrazioni comunali del territorio e all'ATO Toscana Sud, che fa da garante sostanzialmente nello sviluppo di questo progetto, un ulteriore passo della riorganizzazione dei servizi nel territorio dell'intera ATO Toscana Sud, appunto, nella quale svolgiamo il ruolo di gestori.
In questo contesto parte con Bibbiena lo sviluppo della riorganizzazione del Casentino, in collaborazione ovviamente con tutti gli uffici dell'amministrazione comunale, con i quali la appunto collaborazione è costante e in questi mesi hanno portato a sviluppare un progetto ben articolato che interessa sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, per andare a riorganizzare completamente il territorio e raggiungere una serie di obiettivi, fra i quali anche la percentuale di raccolta differenziata, il decoro e anche un sistema abilitante per il futuro verso la tarifazione punto. Cassonetti nuovi, più gradevoli anche alla vista, ma soprattutto che garantiscono anche una pulizia maggiore. Assolutamente sì, si tratta di batterie compatte, quindi un sistema quasi monolitico di raccolta rifiuti, per cui meno invitante ad abbandoni piuttosto che ad un uso indiscriminato del contenitore, con un punto di accesso che è comunque controllato, anche se inizialmente verrà lasciato ad accesso libero, quindi sarà sufficiente premere un pulsante per poter conferire i rifiuti, un limitatore volumetrico sulla raccolta dell'indifferenziata proprio per stimolare la raccolta differenziata di tutte le frazioni presenti, e un sistema assolutamente più moderno, più compatto e più esteticamente anche più bello da vedersi, quindi anche da un punto di vista del cittadino più gradevole per andare a conferire quello che insomma, è il sudicio che tutti i giorni produciamo a casa. I tempi? Partiamo il 6 di novembre con le prime installazioni e confidiamo di coprire il 90% delle utenze del comune di Bibbiena entro Natale, massimo entro la fine dell'anno. Quindi ci prendiamo queste 9 settimane per sviluppare buona parte del progetto di riorganizzazione. Un servizio che si rinnova, ma come? Si rinnova anzitutto grazie alla collaborazione con ATO Toscana Sud-Est, con Sei Toscana, che è l'azienda appunto di raccolta per la nostra zona. Si rinnova anzitutto organizzandoci meglio. In che modo? Sì, è vero che vengono ridotti nel numero, insomma, diciamo, i contenitori, più che nel numero nelle locazioni, ma vengono ottimizzati. Quindi passeremo da 240 postazioni a circa 150, ma le postazioni, come diceva prima il sindaco e il direttore, sono complete. Quindi tutti i cittadini avranno accanto a casa o molto in prossimità in ogni quartiere una mini isola ecologica che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che già Bibbiena sta facendo bene, una raccolta bene ma non benissimo, quindi dando la disponibilità e la possibilità ad ogni cittadino di raggiungere in maniera comoda i contenitori adeguati, si faciliterà la raccolta differenziata che comunque deve partire da casa, cioè bisogna che le persone siano mosse dal desiderio di farla. Noi diamo lo strumento, però ci deve essere un grande anche impegno dei cittadini. I contenitori è vero che saranno meno nel numero, ma saranno più nel volume, perché prima avevamo meno postazioni di vetro, tipo 90, una ottantina di carta, invece ci saranno 150 di tutte le tipologie. Inoltre, nella riorganizzazione è previsto anche servizi dedicati alle attività, quindi le attività produttive, anche le più piccole, perché noi immaginiamo attività le grandi aziende, ma in realtà può avere un servizio dedicato anche il piccolo ristorante o il bar. Quindi di conseguenza, non conferendo rifiuti di attività sui contenitori adibiti alla popolazione, si ridurrà anche il riempimento di questi, quindi il servizio sarà sicuramente ottimizzato. Inoltre tranquillizzo i cittadini che arriveranno a casa di ogni famiglia, abbiamo fatto stampare più di 6.000 depliant, in cui sarà chiaramente spiegato dove vanno gettate le tipologie di rifiuti. Quindi ben venga questa riorganizzazione, siamo i primi del Casentino e ne siamo anche onorati e felici. Tutta l'area del territorio sarà coperta comunque, magari in step diversi? Sì, esattamente, partiremo per step, perché comunque la riorganizzazione è anche difficile, perché per questioni di sicurezza e questioni tecniche di questi nuovi mezzi che andranno a raccogliere i contenitori, non potranno essere messi in determinati spazi, dietro curve oppure in luoghi un pochino meno accessibili. Infatti la riorganizzazione inizierà coprendo il 90% della popolazione, iniziando dalle frazioni più grandi, comunque dai paesi più grandi. Resteranno fuori i piccoli centri un pochino più in collina, perché ancora Sei Toscana sta studiando come fare la raccolta, con quali tipologie di contenitori, proprio perché il camion grande sostanzialmente non riesce a raggiungere questi luoghi e soprattutto non riesce a fare manovre in sicurezza. C
100 anni ma non li dimostra e stiamo aspettando anche il 101, 102, 103, 104. E perché no? Eh certo che sì! Signori, Giovanni Ghinassi, il centenario di Moggiona. Moggiona, 100 anni. Io credo che qui ci sia l'aria buona. C'è l'aria buona e non c'è lo sfruttamento delle persone. Bravo. Senti una cosa, Giovanni, sono nato qui a Moggiona. Sono nato, sì, vicino alla chiesa. Allora non andavano le mamme all'ospedale. C'era una che la faceva da ostetrica e non era, che se nel caso la curava. Io stavo vicino alla chiesa, ecco, a Moggiona. Moggiona si dice che sia il paese dei bigonai, ma te l'hai mai fatto i bigoni? No. Io ho fatto l'operaio con la forestale, il capo operaio. Ho fatto un po' quello che ho potuto fare. Diciamo allora una cosa, che una parte di queste foreste, se sono belle, lo dobbiamo anche a Giovanni Ghinassi. Sì, perché alla Consuma, quella parte che si vede vedendola di fronte, ci ho fatto capo squadra con 90 operai. Accidenti! Sì, si faceva le buche, facevano le buche e poi uno le ripienava, quell'altro le faceva una buchetta per metterci le piantine e poi si coprivano. Sì, certo. Senti una cosa, ma che piante si piantava a quell'epoca? A secondo i posti, dove c'è l'abeto, dove c'è il pino, dove c'è il cedro, a secondo il terreno cosa richiede. Diciamo che si rimboscava. Sì. Giusto? Sì. E quindi queste montagne sono un pezzo del tuo cuore. Sì, perché vedendo da Firenze, vedendo quel poggio, era brusco. Poi si è piantato, l'ho visto tutto bello più grande e mi ha fatto piacere. E ci credo che ti ha fatto piacere. Pensa quante persone ci passano, pensa quanti bambini, quanti ragazzi ci vanno a camminare per questi boschi, è vero? Sì, certo. Certo, ma bisogna che abbiano occhio, perché il bosco è anche preoccupante per chi non ci sa stare. È vero, ci si può perdere. Anche. Sì. Uno, di Vetta Civitella, si perse, andò a finire a Prato Vecchio, perché era della nostra zona. È forte, Giovanni. Senti, Giovanni, io ti faccio un'altra domanda che è bella, ma caratterizza Moggiona. Qui a Moggiona è tutto bello, va bene? Ci abbiamo detto dei bigonai. Ma qui c'avete una protezione in più, c'avete una croce lassù, sopra quel masso, che vi guarda e vi protegge. Te la ricordi quella croce? Quella croce mi ricordo... Che fu il prete, vero, che ce la portò lassù? Ce la portò il prete lassù? No, ce la portò i cittadini col prete, con Don Angelo. E la piantarono. E quello è sempre stato il nostro punto di vista della chiesa. Ecco, vedete, ci sono tanti aspetti, perché si sta bene anche qui a Moggiona. Persone come Giovanni, che naturalmente hanno vissuto questa parte di storia, la storia delle nostre foreste, la storia però anche della comunità. In questo caso la comunità era questa croce, no? Che vi univa tutti quanti. Ma Giovanni sta bene perché quando andava anche al bosco, che mangiavi? Che si mangiava allora? Allora al bosco non c'era la tavola. Ci si portava con tasca pane, di dietro pane e una pentolina, con una pentolina sopra. Sotto c'era la pasta o minestra o pasta asciutta e quello sopra, che si copriva sempre con il coperchio, il companatico.
Senti una cosa, oggi invece te che mangi? Perché è snello, vedete? Fortissimo, perché 100 anni sta in piedi, eh? Voglio dire, c'ha il bastone tanto così per scusa, ma il resto naturalmente Giovanni è in gamba. Giovanni, oggi che si mangia per stare bene, per stare sempre bene? Te che mangi a pranzo? Che si mangia? Non si sa cosa ci danno questi negozianti. Porca miseria. Occhio, eh! Questi negozianti cosa ci danno? È vero. Noi si fa da noi. Lui è testimone, mio figliolo. C'ha un pollaio. E tutte le mattine io mi bevo un ovino fresco. Ci fai il buchino? Un buchino. Fantastico! Questa naturalmente è la salute. Eh? È la salute questa, no Giovanni? Poi quando ti alzi ti fai la barba e te la fai da solo. Sì, è diamine. Voglio dire. Vedi. Guarda qua, ma guarda, ma bene, neanche un tagliettino. No, perché mi devo tagliare? È fortissimo, Giovanni. Perché mi devo tagliare? Senti, ma le tue giornate qua su a Moggiona come le passi? Le giornate? Ma io sono uno che mi contento facilmente e le passo bene, perché ho una famiglia d'oro che se ho bisogno mi segue. E questo è tutto, perché se uno è per la famiglia e la famiglia lui ne ho conoscenza che ti aiuta, sei felice. È vero, è vero, è vero. Senti Giovanni, chi te l'ha fatto il nodo alla cravatta? Da me. Perché? Perché sei bravo. E non è mica facile fare il nodo alla cravatta, l'ho chiesto apposta. Perché se uno non è buono a farsi una cravatta, e allora andiamo a andarlo al ricovero. Senti Giovanni, che vorresti ancora per regalo qui a Moggiona? Che ti farebbe piacere che ci fosse? Ma Moggiona si deve contentare di quello che c'è. Perché c'è tutto, c'è l'aria buona, c'è la tranquillità, non c'è i ladri. Ti sembra poco, eh? Sembra poco. Però ci sono i lupi. Ma questo è il paese del lupo, è vero, c'è il percorso del lupo. È una storia del corno. Ma dove è il lupo? Mi ha detto a chi l'ha messo. Ecco. Giovanni, allora, noi ti facciamo tanti auguri, ma questo figliolo che c'hai accanto e che io ho conosciuto con il cappello da bersagliere, ti ha fatto piacere quando è entrato nei bersaglieri? No. Ho fatto caso, nel senso che dico, guarda, è uno che fra tutti noi ha avuto, diciamo, una fortuna, se gli piace a lui. E certo, si vedono bene questi bersaglieri, e lui è capace, è sicuro di fare questo passo. Bravo, perché è una persona di montagna. Sì. È vero? Sì. La montagna fa gli uomini forti. Anche. Sinceri. Sì, sì, sì. Ecco, sincero come naturalmente è proprio sincero. Allora, invece io ti faccio gli auguri, va bene? Ti faccio gli auguri perché l'anno prossimo torno qui e ci scriviamo 101, va bene? Adesso tu invece fai gli auguri a tutti loro che sono di là. Che gli vuoi augurare? A tutti quelli che sono di là, che oggi erano a mangiare con te. Poi naturalmente qui ci sarà una festa, perché ci saranno la tavolata per tutte le strade di Moggiona, no? Lo sai, vero, che c'è una bella festa qui che ti fanno, no? Sì. Ecco, tu che gli augureresti a tutti? Certo che vi voglio auguri e vi dico grazie, perché siete comprensivi della mia vita, di me e le bene che vi godete questo saluto. Che voi possiate arrivare più in là. Bene, allora facciamo un bel applauso a Giovanni. È la minaccia questa. Giovanni, io ti posso dare un bacio? Posso?
Eccolo qua, perché Giovanni tuo marito. E il mio marito è quello, sei geloso, diciamogli, sei geloso, non è geloso. Qua è quello là. Quello che fa le riprese. E allora, perfetto, va bene Giovanni. Chiamale se vuoi emozioni. Chiamale se vuoi emozioni. Qui dobbiamo ricordare una cosa, che è importante la Proloco. Questo credo che sia fondamentale. Giovanni Ghinassi, che cosa rappresenta per Moggiore? Giovanni è stato uno dei primi, prima ancora ci fosse la Proloco, lui organizzava tutte le mostre dell'artigianato, quindi già allora gli artigiani potevano contare su lui e tutte le altre persone che facevano per mostrare i loro prodotti, quindi a nome di tutta la comunità c'è questa targa per te. Guardate che bella, allora orgogliosi di chi in 100 anni ha contribuito a costruire la nostra identità, le nostre radici, i nostri valori, la nostra storia. Auguri la comunità di Moggiona, Giovanni, sei felice? Sei felice? Sei felice Giovanni? Sempre, perché è l'unico modo per vivere bene. Senti, ma quando organizzavi le mostre, le facevi meglio te o le fanno meglio loro? Si faceva del nostro meglio, erano tutti pigonai, si faceva la mostra lassù, venivano di fuori a comprare i loro prodotti. Bene. Quella festa era beneficiata. Bene, capite quindi l'importanza di questa Proloco e soprattutto di questa comunità che questi si ritrova. Questi sono quelli che hanno costruito tutto. Lui è il presidente della Proloco. Come si comporta? Da buon cittadino e da buon moggionino. Oh! Visto che ancora leggi tranquillamente, qui c'è la chiesa, dopo c'è tutte le riviste, i quaderni su Moggiona, tutto quello che ricorda la nostra storia. Certo, questi sono tutti per te. Senti, ma si leggono tutti questi, Giovanni? Li leggerai tutti? Purtroppo la vista me lo nega, ma l'intestazione e un po' il significato sì. Allora, questo nonno com'è? È bello, guarda, io sono il marito della nipote. Quindi... Tu sei il marito della nipote, quindi sì. Sei il marito della nipote, quindi te lo sei acquisito questo nonno. Allora, che ti è sembrato il nonno acquisito? È bello, è sempre bello avere i nonni. Tu non sei di qui? No, io sono sardo, sono... Quindi sei arrivato qui a Moggiona, ti sei trovato dentro una comunità che... Ma diciamo di sì, nel senso ormai sono 7 anni che conosco questa comunità, è bellissimo, cioè venire qua è come tornare un po' a casa mia in Sardegna, dove la genuinità e la semplicità e l'autenticità delle persone è ancora rimasta tale, quindi... E adesso andiamo dalla nipote, allora questa è la nipote, giusto? Sì? Dimmi com'è questo nonno? È un nonno che ci ha lasciato tanti ricordi, tante esperienze, tanta storia, e è arzillo, è molto vispo e io torno principalmente per salutare i miei genitori, perché io vivo a Firenze, viviamo a Firenze io e mio marito, e per il nonno. E è bello continuare ad avere un nonno che abbia questa età, questa verve, questa voglia di vivere, perché ha ancora tanta voglia di vivere e nonostante tutte le difficoltà della vita ti riesce a dare quella spinta, quella per affrontarle, perché sono cose che succedono e vanno prese con il giusto spirito, altrimenti a 100 anni non ci si arriva. Hey,